Siamo con Renato Vivanna della Federconsumatori che ci delucida sul mercato tutelato. Prego. Io faccio parte dello sportello della Federconsumatori di Portogruaro già da 8 anni e qui voglio così chiarire un attimo cosa ha comportato il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero di 9 milioni di utenze. Innanzitutto, questo governo non ha fatto quella proroga che i governi precedenti avevano fatto, consapevoli che il cittadino non è ancora preparato per questo passaggio. Sappiamo che prima del primo di gennaio, almeno per il mercato tutelato del gas, c'era il mercato libero e il mercato tutelato. Questo mercato tutelato proteggeva questi 9 milioni di persone e questo nel frattempo con l'avvio di questo obbligo del passaggio del mercato tutelato, si sono trovati in una giungla in cui dovevano capire come muoversi. Allora, detto questo, sappiamo che vi è la categoria, la normativa prevede una categoria dei vulnerabili. Questa categoria dei vulnerabili, in queste categorie dei vulnerabili rientrano chi ha più di 75 anni e chi ha qualche persona disabile all'interno del nucleo familiare. Cosa hanno questa categoria dei vulnerabili? Hanno la possibilità di rimanere in questo mercato tutelato in cui il prezzo della materia viene stabilito dall'ARERA. ARERA è l'ente pubblico che regola il mercato energia elettrica, gas e acqua. Questa categoria ha questa possibilità. Possono rimanere in questo mercato tutelato all'incontrario invece dell'altra categoria che sono i clienti domestici. Allora, alla fine del mercato tutelato, questi clienti domestici, se non hanno fatto nulla, passano o sono collocati in un'offerta placet, mentre invece per quelli che hanno deciso di entrare nel mercato libero, questi hanno scelto un gestore che più gli sembrava più utile, più consapevole consono alle proprie esigenze. La differenza è che i gestori nel comunicare questa offerta placet, l'offerta placet risulta leggermente superiore a quella del mercato libero. Però cosa succede? Se io vado sul mercato libero, posso avere altre voci o comunque avere una bolletta che sembra strano, ma è così, è più cara, più onerosa rispetto a quello dell'offerta placet. Quelli invece della categoria vulnerabile rimangono nel mercato tutelato e hanno un prezzo che nel 95% dei casi, questo è un dato Istat, ha pagato meno di chi è andato nel mercato libero. Ora, io chiedo
e consiglio, anzi consiglio, non fate mai contratti per telefono, perché nel per telefono i gestori vi dicono sempre quello che per loro gli va bene, ma poi dopo noi troviamo le sorprese con le fatture. Fatevi mandare per posta, fatevi mandare la proposta o il contratto per email, ma per telefono io vi consiglio di non farlo. Poi leggete sempre le informazioni che ci sono in queste bollette. È un po' oneroso, è un po' come si dice, che sembrerebbe non utile, invece è utile, perché lì può succedere anche che il gestore vi manda l'offerta di fine contratto, cioè termina un contratto e inizia un altro, e lì c'è l'offerta di questo nuovo periodo del contratto. L'Enel Energia Mercato Libero ultimamente, quindi l'anno scorso, nel 2023, ha mandato tutta una serie di offerte che risultano come minimo al doppio di quelle che erano prima. Quindi un consumatore che se prima pagava 400-500 euro per bolletta di gas, adesso si trova a pagare una bolletta oltre 1000 euro. E siccome l'Enel Energia ha rispettato la normativa, non è possibile fare assolutamente niente. Anche noi come associazione della Federconsumatori, loro hanno rispettato la regola, si sentono si sentono in regola, e quindi anche facendo opposizione o comunque andando in conciliazione paritetica sul sito dell'ARERA non succede niente. Purtroppo il consumatore ha l'unica possibilità di richiedere la rateizzazione di questo. Poi io so che la bolletta è difficile, nella bolletta capire qual è il prezzo della materia, quello della commercializzazione, le tasse e quant'altro. Per sapere se una bolletta è cara oppure no, confrontandola anche quella dei periodi precedenti, io consiglio di fare il conto della serva. Tanto mi chiede di pagare, tanto ho consumato, e quello è sulla bolletta. Se io faccio quello che devo pagare per quello che ho consumato, mi viene o il prezzo del metro cubo del metano o il kilowattora sulla luce. Se poi dopo vado a confrontarlo con una bolletta precedente o con quella del mio amico o con quella del mio parente più stretto o quant'altro, verifico qual è la più conveniente, se ho pagato di più o di meno rispetto all'altra. Io qui termino consigliandovi comunque di non fare né contratti per telefono e tantomeno, come si dice, contratti con a prezzo fisso. Contratti a prezzo fisso, siccome il gestore pensa o comunque ha il dubbio che un domani la materia prima possa costare di più, quindi ti tiene il prezzo al metro cubo o al kilowattora sempre alto.
Invece io consiglio di fare il prezzo variabile. In più, se chi sceglie il prezzo fisso al metro cubo o al kilowattora è a tempo determinato, la normativa dal 2023 prevede che il gestore, se il consumatore cambia, decide di cambiare il gestore prima del termine del contratto, può applicare una penale. Ovviamente deve essere scritto sul contratto e quant'altro, ma per norma lo può fare. La Federal Consumatori, lo sportello di Portovaro è sempre a disposizione il martedì mattina dalle 9 alle 12 per tutte quante le esigenze che il consumatore può avere, non solo acqua, luce e gas, ma anche altre altre problematiche che la vita gli pone. Grazie. Grazie mille.